Stanotte è stata una nottata storica per la nostra città, anche difficile perché si è arrivata a una rottura all'interno del CDA. La maggior parte del CDA riteneva che il San Carlo dovesse entrare in una legge ingiusta. Dico ingiusta perché prevede soprattutto una contrazione dei salari del 35%, formule subdole di controllo commissariale, esternalizzazioni, che non abbassava i costi di produzione. Io ho ritenuto, dico io perché mi sono trovato da questo punto di vista in una posizione di isolamento, ma solo all'interno del CDA, di isolamento, che il Teatro San Carlo non stesse nelle condizioni di aderire alla legge. La città di Napoli ha fatto un qualcosa di storico che ancora non è stato raccontato bene, ha ripatrimonializzato il San Carlo mettendolo in sicurezza con 40 milioni di euro in beni immobili. Questo avrebbe dovuto tagliare la testa al toro e a dire a tutti viva il San Carlo è salvo, e invece altri componenti del CDA hanno ritenuto di dimettersi. Quindi questo ha prodotto un risultato storico da questo punto di vista, perché il San Carlo non ha aderito a quella legge, però io trovo pericoloso l'atto delle dimissioni di istituzioni così importanti, perché non si possono defilare. San Carlo non può rimanere solo guidato dal presidente sindaco e, voglio dire, soprattutto dai lavoratori e dalle lavoratrici, che non possono essere lasciati soli. Questa battaglia non l'ha vinta il sindaco di Napoli presidente, l'hanno vinta le lavoratrici e i lavoratori del San Carlo, che hanno fatto una battaglia con grande dignità, non salvaguardando solo il loro salario, ma anche una concezione alta di cultura che punta soprattutto sulle risorse interne, sulla dignità, sull'orgoglio di questo teatro che è patrimonio storico dell'umanità. Io mi sono convinto di questa battaglia non solo leggendo questa legge e capendo che è una legge ingiusta e che il Teatro San Carlo non vi rientrerà, ma per la forza, la determinazione, il coraggio e l'energia che ho visto nelle lavoratrici e nei lavoratori. Io quelle immagini e quegli sguardi che ho visto stanotte e che ho visto in queste settimane non li dimenticherò più. Quindi adesso dobbiamo essere tutti compatti per Napoli. La cultura non si commissaria e non si espropria. Se qualcuno pensa di commissariare il San Carlo, se la vedrà veramente brutta. Nel momento in cui si aderiva, automaticamente i lavoratori perdevano il contratto integrativo e il 35% del salario. Poi si poteva aprire una contrattazione col governo, ma non è che se la legge ti dice devi ridurre il personale, devi ridurre gli stipendi, poi da dove te lo fa entrare? Dalla finestra quello che è cacciato fuori dalla porta. Poteva essere un impegno politico, ci saremmo battuti, ma non era certo. Quello che era certo era la contrazione. Quello che è certo oggi è che i salari dei lavoratori, grazie alla battaglia dei lavoratori e grazie alla battaglia che ho portato avanti nel CDA, sono salvi. Quindi è inutile essere ambigui, anche se è una sana ambiguità. Bisogna essere chiari, bisogna avere pure un po' di coraggio, un po' di schiena dritta. O ti schieri da una parte o ti schieri dall'altra. Loro si sono schierati dall'altra, io mi sono schierato da un'altra parte. Io rispetto loro e loro devono rispettare la mia scelta. Io sono abituato a fare in questo modo, anche perché il clima è stato molto corretto, molto leale. È inutile poi dopo cercare di cambiare le carte in tavola o dire, come ha detto qualcuno, che i beni che ha assegnato il Comune di Napoli non sono bancabili, è patrimonio disponibile, immediatamente utilizzabile, si può andare in banca, insomma non facciamo i furbetti, mi riferisco al vicepresidente Maddaloni. È tutto più difficile con le dimissioni che hanno fatto, non ci si dimette, non si scappa da un teatro. Loro hanno responsabilità da soci fondatori, devono garantire linee di finanziamento e devono garantire la loro presenza all'interno del San Carlo. Il San Carlo è un'entità ordinaria, il San Carlo non può essere commissariato come lo ha fatto Anastasi negli anni scorsi, e nessuno può pensare oggi di commissariarlo nuovamente, perché sarebbe una pagina talmente buia che non ci voglio nemmeno pensare, perché la reazione sarà talmente dura di fronte a un'ipotesi di questo, non oso nemmeno pensare che possa accadere nella nostra città e nel nostro teatro.